studiare il seguente problema di Cauchy. Y' più y uguale cos quarto di x meno sen quarto di x con y calcolato in 0 uguale a 1. Anche questo è un esercizio tratto da un testo d'esame assegnato il 19 di settembre del 2005 alla facoltà di ingegneria gestionale dell'Università dell'Aquila. È il terzo esercizio che svolgo, qua lo svolgo negli esercizi di riepilogo che stiamo vedendo sull'equazione differenziale in generale. Questo qui è un problema di Cauchy, direi molto facile, dove è presentante un'equazione differenziale, vediamo, del primo ordine, attenzione, di che tipo? Beh, di sicuro lineare non omogenea, quindi la possiamo risolvere sia col metodo del fattore integrante, ma anche volendo come un'equazione differenziale lineare e omogenea del primo ordine a coefficienti costanti. Anche se però ci sarebbe poi il fatto che l'f di x che sta a destra dovremmo comunque risolverlo col metodo o della variazione delle costanti arbitrarie, dei parametri arbitrari di Lagrange, o col metodo del nucleo risolvente di Cauchy. Potremmo farlo così. In alternativa si potrebbe fare appunto col metodo del fattore integrante con il quale abbiamo risolto moltissime equazioni differenziali lineari non omogenee del primo ordine. Vediamo dunque di come vogliamo farlo. Facciamolo con il metodo di Lagrange, diciamo così, tenendo conto che quindi risolviamo prima l'omogenea nel Berge Giacomelli dal Passo, per esempio, il testo utilizzato in molte parti d'Italia viene risolto in questo modo. Allora, poniamo pari a 0, quindi il membro di sinistra, troviamo y' più y uguale a 0, che vuol dire porre, ricordo, e elevato y elevato a lambda x, e in questo caso abbiamo che l'equazione caratteristica è un lambda più 1 uguale a 0, ovvero lambda uguale a meno 1, a cui corrisponde un integrale del tipo y con 1, in questo caso a cui corrisponde l'unico integrale, lo chiamiamo y con 1 di x, che è pari a e alla meno x. Quindi in questo caso avremo che la soluzione dell'omogenea y di x sarà un c segnato, chiamo c con 1, c per e alla meno x, no? A questa ci dovremmo sommare, la soluzione dell'omogenea, ci dovremmo sommare l'integrale particolare y con 0 di x, che possiamo determinare in vari modi. Se f di x a destra è del tipo, diciamo, è esprimibile del tipo e alla beta x che moltiplica, ve lo ricordo, p di x cos di gamma x più q di x n di gamma x, allora scrivendo y con 0 di x come x alla n che moltiplica la beta x per m di x cos di gamma x più n di x n di gamma x, l'ho visto un milione di volte, possiamo subito trovare l'espressione. Qui però non è così, che abbiamo un cos quarto meno sen quarto. Allora possiamo applicare ad esempio il metodo della variazione delle costanti, il metodo della variazione delle costanti arbitrarie di Lagrange, che ci dice che in generale y con 0 di x pari a, visto che y segnato di x sarà c alla meno x, y con 0 di x è sicuramente un v di x per e alla meno x. Bene. Detto questo, allora, abbiamo il nostro solito sistema. Questa volta il sistema però sarà composto, attenzione, da una sola equazione, perché del secondo ordine abbiamo due equazioni. È un sistema, ma abbiamo una sola equazione, perché abbiamo che v' di x per la derivata di a meno x, che è un meno e, quindi meno v' di x per e alla meno x, per la derivata di a meno x, meno e alla meno x, deve essere uguale a questo cos quarto di x meno sen quarto di x, e conseguentemente guardate, troviamo che moltiplicando entrambi i membri per meno e alla x, visto che comunque meno e alla x è una quantità di sicuro diversa da 0, troviamo subito che, vedete che qui con Lagrange è molto semplice effettivamente, no? Qui mi sento di pensarla come la penso, come il testo del Berge Giacomelli dal Passo. Quindi v' di x è un meno e alla x che moltiplica un cos quarto di x meno sen quarto di x. Dunque qua attenzione che poi v di x per trovarlo dobbiamo integrare, e la difficoltà di questo esercizio risiede proprio nella risoluzione di questa integrale, perché no? Tutto l'altro è veramente banale. V di x allora, che determineremo supponendo c pari a 0, sarà c più c pari a 0, sarà l'integrale di, dunque questo meno lo moltiplicherei per quello, quindi sarà l'integrale di questo e alla x che moltiplica la differenza fra sen quarto di x e
cos quarto di x, che vi ricordo, ho scritto così perché ho moltiplicato meno 1 per cos quarto x meno sen quarto, quindi niente, sen quarto x meno cos quarto, meno cos quarto x. E beh, questo è forte, questa è una roba forte, perché vedete che uno dice, aspetta, oh, uno all'esame dice, mannaggia, oh, fa tutto bene, sono a un passo ormai dalla risoluzione, c'è questa integrale fastidiosissimo da risolvere. Beh, da risolvere secondo me con che metodo? Col metodo di integrazione per parti. Direi proprio di sì. Tra l'altro uno dice, ma sen quarto meno cos quarto si può scrivere in che modo? Sen quarto meno cos quarto è un sen quadro. Allora, intanto teniamo presente che sen quarto, dunque, vediamo un attimo di riscrivere questo in questo modo. Dunque, teniamo conto che qua ci vogliono un po' prendere per le orecchie, però noi vediamo di prendere l'oro per le orecchie. Dunque, sen quarto x meno cos quarto x di sicuro è un a quarto meno b quarto, no? Ricordo che la scomposizione di a quarto meno b quarto è a quadro meno b quadro per a quadro più b quadro, una differenza di quadrati, che a sua volta si può scrivere come a meno b per a più b per a quadro più b quadro. Però questo lo scrivo quindi come sen quadro meno cos quadro, sen quadro x meno cos quadro x, per, attenzione, sen quadro x più cos quadro x, tra parentesi ovviamente. Ma il secondo fattore, sen quadro x più cos quadro x, per la prima relazione fondamentale della logaritmia sappiamo valere 1. Quindi clamorosamente abbiamo dimostrato come sen quarto x meno cos quarto x è sen quadro x meno cos quadro x. Ma sen quadro x meno cos quadro x si può scrivere come meno cos quadro x meno sen quadro x. Quindi in realtà quel meno, a conti, diciamo, sapendolo prima, la potevo lasciare lì da fuori. Ma chi è cos quadro x meno sen quadro x? Beh, è un coseno di 2x. Vi ricordo che per la forma di duplicazione del coseno, il coseno di 2x è proprio cos quadro x meno sen quadro. Quindi questa integrale, in realtà, stiamo risolvendo un'integrale. Che tipo di integrale è? È una volta e ritorno, ragazzi. L'avete riconosciuto? È una volta e ritorno. Quindi un v di x uguale meno, lasciamo fuori, integrale di alla x coseno di 2x. Spero che abbiate capito come ho risolto, come ho. Che altrimenti si poteva moltiplicare, ma veniva molto lungo, inutile farlo, direi di farlo così. Allora, il meno lo lasciamo fuori, dobbiamo integrare due volte, ho fatto così, due volte per parti, e poi, no, usciamo dalla piazza con il nostro a volte ritorno. No, f' è il fattore differenziale alla x, g fattore finito è cos 2x, quindi abbiamo che f per g è un alla x cos di 2x, meno della regola dell'integrazione per parti, e alla x f per g'. Vi ricordo che la derivata del cos 2x è meno seno di 2x per 2, quindi un meno 2 seno di 2x, tutto in dx, chiusa graffa, quindi abbiamo un, dunque, il meno ancora lo lasciamo fuori, quindi meno e alla x cos 2x più 2 aperta quadra, perché il meno 2 lo portiamo fuori, lo portiamo con il meno, dobbiamo integrare questa via alla x n di 2x, stesso discorso, f' è il fattore differenziale alla x, g è seno di 2x, quindi abbiamo un e alla x seno di 2x meno la regola integrazione delle parti e alla x per la derivata del seno di 2x, che vi ricordo essere due volte coseno di 2x. E attenzione adesso a quello che dobbiamo fare. Perché? In definitiva, abbiamo trovato che, dunque, l'integrale di meno e alla x coseno 2x, quindi almeno lo porto dentro perché altrimenti ho problemi, è pari a, occhio, adesso lo sciocco la parentesi, meno e alla x cos 2x dunque poi avremo un 2 per la x e 2x e un 2 alla x e 2x con meno 2 alla x e 2x, e avremo un
meno 2 alla x, anzi, scusa, questo sarebbe un meno 2 integrale, avremo un, attenzione, qui se sciogliamo avremo un meno 2, porto fuori, integrale di alla x cos 2x, che è proprio il testo. Qui ci fermiamo, a caso una volta ritornano, meno 2 lo moltiplichiamo per 2, viene un meno 4, però con quel meno è un più 4, viene un più 4 integrale di e alla x coseno di 2x in dx. Allora questo 4 non facciamo altro che portarlo dalla parte sinistra, va bene? E diventa ovviamente meno 4 integrale di alla x coseno di 2x. Quindi abbiamo che meno 4 integrale di alla x coseno di 2x in dx più l'integrale di meno, però, perché c'è un meno davanti, integrale di alla x coseno di 2x è un 3, è un, attenzione, meno 5, no? Meno 4 meno 1. Siamo d'accordo? Siamo tutti d'accordo? Meno 5 integrale di alla x cos 2x, meno 4 meno 1, è uguale a meno e alla x in evidenza, tra questi due, che moltiplica il coseno 2x più 2 seno di 2x più c, prima di scrivere più c, moltiplicando per meno un quinto entrambi i membri. Vediamo com'era interessante questo esercizio. Troviamo in definitiva che v di x, che poi è, ricordo l'espressione, che vi ricordo che y con 0 di x è, per il metodo della variazione delle costanti abitate di Lagrange, v di x per e alla meno x, vi dicevo che v di x pertanto è un quinto e alla x che moltiplica il coseno di 2x più due volte il seno di 2x più c, con c supponiamo pari a 0, visto che ho moltiplicato per meno un quinto per meno 1 è un quinto. Allora, in definitiva, pertanto, visto che y con 0 di x è v di x per e alla meno x, e alla meno x per alla x è 1, abbiamo trovato quindi che y con 0 di x, udite udite, è un quinto che moltiplica il coseno di 2x più due volte il seno di 2x, che si può scrivere come cos quadro, meno sen quadro, più 4 volte sen x cos x. Vi ricordo che coseno di 2x è cos quadro di x meno sen quadro di x. Seno di 2x, sempre la formula di duplicazione del seno, è 2 volte sen x cos x, per 2, 4 volte sen x cos x. In definitiva, l'intervallo generale non è ancora finito, però, perché poi voglio una soluzione verificante quella condizione, vale c e alla meno x più un quinto che moltiplica il coseno di 2x più 2 volte sen 2x. A questo punto al posto della y ci mettiamo 1 e al posto della x 0. Dunque e alla meno 0 è la 0 che fa 1, quindi c per e alla meno 2x è c, quindi 1 uguale a c. Vi ricordo che 2 per 0 fa 0, il coseno di 0 è 1, 2 per 0 fa 0, il seno di 0 è 0, 0 per 2 fa 0, va bene, 1 più 0 fa 1, 1 per un quinto è un quinto. Praticamente viene che c più un quinto è uguale a 1, che vuol dire che c è uguale a 1 meno un quinto. 5 quinti meno un quinto è 4 quinti. Quindi gli scriviamo che y di x in generale sarà 4 quinti e alla meno x. Più un quinto che moltiplica cos 2x, sen 2x. Abbiamo risolto questo testo interessantissimo. Eccolo qua.